Tutti noi sappiamo che la colazione rappresenta il pasto più importante della giornata, ma non tutti la consumano regolarmente. Gli ultimi dati del sistema di sorveglianza nutrizionale Occhio alla Salute del 2019 indicano che il 9% dei bambini di età compresa tra gli 8 e i 9 anni non fa colazione. Questa percentuale è maggiore tra gli adolescenti e si aggira intorno al 25-30%. Alla luce di questi dati, risulta fondamentale spiegare perché è importante iniziare la giornata con una buona colazione. Il nostro corpo, durante il digiuno notturno di 8-9 ore, esaurisce tutte le riserve energetiche per mantenere le funzioni vitali. Per questo motivo deve essere reintegrato adeguatamente. La colazione ha una valenza metabolica fondamentale perché è in grado di regolare le sensazioni di fame e sazietà, gestendo meglio i pasti successivi. Inoltre, la colazione garantisce migliori prestazioni scolastiche e lavorative, favorendo l'attenzione e la concentrazione. In ultimo, chi fa colazione, come dimostrano gli ultimi studi scientifici, è in grado di mantenere un peso adeguato, un peso nella norma. E allora da che cosa dovrebbe essere composta una sana e sostanziosa colazione? Deve prevedere una quota di cereali e derivati, preferibilmente integrali, come fette biscottate, pane, biscotti, cereali da colazione. Una quota proteica, latte o yogurt, e una quota di frutta fresca, preferibilmente di stagione. Un esempio di colazione ideale potrebbe essere quindi una tazza di yogurt con muesli e frutta fresca per guarnire. Da bere in abbinamento si può aggiungere la propria bevanda preferita come caffè, tè o anche un semplice bicchiere d'acqua, importante per l'idratazione. È fondamentale variare le tipologie di alimenti scelti per la colazione in modo da rendere più divertente e più gustoso questo momento. La classica colazione, caffè e brioche consumati al bar al volo non rappresenta una buona abitudine, in quanto non costituisce una colazione adeguata e risulta troppo sbrigativa e frettolosa. È importante dedicare tempo e attenzione alla colazione, consumandola a casa, seduti a tavola con calma, magari insieme alla propria famiglia. Questo sicuramente apporta benefici non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista mentale e relazionale. Prendiamoci cura della nostra salute a partire da una buona colazione, perché può aiutarci ad affrontare meglio la giornata e a partire con il piede giusto.